Allora, ho fatto acquisti al Lidl ieri e questa è la settimana di San Valentino, quindi ho preso anche due cosine per San Valentino. Comunque, qui ho lo scontrino, mi sono scritta giù tutte le cose qui per essere più comoda, quindi su un foglio A4, per essere più comoda a leggere, perché andare a cercare nello scontrino i prodotti, insomma, poi divento mezza orba. Questa settimana avevano prodotti riguardanti il make-up. Allora, io ho preso un lip gloss a 1,79 €, ho preso la colorazione Sparkling Mallow, sì, la numero 17. La confezione è questa, è marchiato Cien, e lip gloss è di questo colore ed è quello che ho in questo video. Adesso il lip gloss è diventato di Pepe perché ci sta giocando qui sul letto. Poi ho comprato il mascara waterproof, 1,99 €. Allora, io stamattina l'ho provato e c'è da dire che lo scovolino è colmo di mascara, che è una cosa impressionante. Lo scovolino è il classico, semplice, sì, non è niente di che, ma è pieno zeppo di prodotto, di mascara, e infatti non mi piace molto. Comunque l'ho provato e niente, questi sono 9 ml, la confezione è questa qui, il classico packaging, e basta, per 1,99 €, non sono andata a spendere una follia. Ho voluto comprare anche una maschera per il viso e qui c'è scritto che c'è zinco, è per prevenire la lucidità della pelle, insomma per opacizzarla e per pulire i pori. La confezione è questa qui con la colorazione azzurra, perché ce ne sono anche di altri tipi, però a me serviva principalmente questa perché ho veramente la pelle che diventa lucida come niente. Comunque ho preso questa qui, costa 0,49 €. Il contenuto di questa busta è sufficiente per due applicazioni, quindi una metà per un'applicazione e un'altra metà per un'altra. Poi mi sono sentita ridicola quando l'ho provata. Ho preso una parrucca per carnevale, io non le ho mai comprate, non le ho mai messe le parrucche, e mi sono sentita ridicola ieri quando l'ho provata, metto anche la foto, ed è questa qui. In realtà qui è molto più corta, a me sta abbastanza lunghetta, e non la provo adesso perché perde capelli, perde pezzi, però non mi sta per niente bene, detto sinceramente il taglio non mi sta bene, neanche quello, quindi vabbè, io l'ho presa e se proprio andrò in giro un giorno con questa, non si sa mai. Ho comprato anche questi colori per il viso e sono contenuti in questa scatolina di plastica. Ovviamente c'è ancora il cellophane, non li ho ancora aperti, non li ho testati sulla pelle ancora. Comunque ho comprato anche questi, si sa mai che mi venga in mente di fare qualcosa, che non lo so, non credo, però magari posso utilizzarli anche in altro modo, quindi sono 12, sono i colori dell'arcobaleno, quindi c'è tutta la scala di colori, e niente, ho preso anche questi e sono costati 2,49 €. Anche questo non l'ho ancora aperto, parlo del pigiama, questi colori qua, il grigio e il rosa insieme, poi mi sanno molto da pigiama, da tuta, da cose di casa. Allora, questo pigiama è una misura 38-40, quindi una S, ed è costato 7,99 €. Ce n'erano ancora pochi pezzi, io non so se era in offerta questa settimana o la settimana scorsa addirittura, quindi c'erano veramente pochi pezzi, però c'è da contare che sono andata al pomeriggio, quindi insomma le cose finiscono. E niente, questo qua mi è piaciuto molto, non l'ho ancora aperto, ancora confezionato, penso mi vada bene perché ce n'era uno aperto sullo stand ed era una M ed era grande, i pantaloni erano larghi, grandi, quindi ho detto beh, prendo la S, spero mi vada bene, sennò dovrò dimagrire un pochino di cosce e di culo, ma insomma spero che mi vada bene, e la maglietta di sicuro. E niente, sono contenta di avere un pigiama nuovo. Ho preso anche una giacchina di Pile, anche questa taglia S, quindi 38-40, io l'ho provata ieri sera, mi è ancora grande la S, quindi insomma va benissimo, 9,99 €, è molto lunga, quindi non è una di quelle giacchine corte, no, è anche lunga,
e il colore è questo qui. Ho preso un colore molto visibile che se magari la uso per andare a camminare o che ne so, sono molto visibile nel bosco, perché coi cacciatori non si sa mai che ti sparano così da un momento all'altro, e quindi ho preso questo colore bello visibile. E questa è la giacchina, molto semplice, ha due tasche con le cerniere, utilissime le cerniere. Io veramente le maglie con le tasche senza cerniere le odio, perché non posso mettere dentro niente che mi cade tutto, e quindi preferisco avere le cerniere, ecco. Beh, oddio, non dico che non le uso, però preferisco appunto avere le cerniere, che sono sempre molto più comode rispetto alle tasche normali. E niente, questa qui a 9,99 euro. Poi ho preso anche i tappetini per il lavandino, erano a 2,99 euro due pezzi, e sinceramente potevo prenderli dai cinesi, ok, costavano di meno, però devo farmi 60 km famosi per andare fino a Belluno, e quindi non posso andare fino a Belluno per due tappetini per il lavandino. Quindi, visto che a Lidl c'erano, ne ho approfittato, sono lavabili in lavatrice e purtroppo però c'era solo il colore bianco, quindi il colore più chiaro, e si macchia subito, soprattutto coi sughi si macchia praticamente subito. Comunque l'ho presi anche perché c'è Pepe che va in lavandino, quindi mettendo questi magari l'acqua va sotto e lui non si bagna le zampine, non lo so. Li ho presi anche per proteggere il lavandino, visto che non è nostro, e ho visto che si sta rovinando parecchio perché non ho più i tappetini, perché quelli che avevo li ho dovuti buttare, che erano vecchi, e ce li avevo lì da quando siamo venuti a abitare qua, e quindi li ho tenuti un anno e mezzo abbondante. Visto che c'erano, li ho comprati. Eccomi, sono tornata. Allora, sono andata a prendere le altre due cose che mi mancavano dalla lista. Allora, ho preso il set di 4 candele con il cuoricino, sono stupende. Ho preso questo set qua che è costato 1,99 euro, quindi le candele rosa e rosse, e queste qui le metterò appunto, le accenderò sabato che sarà San Valentino. E poi ho preso questo peluche, è bellissimo, e mi piace, così dolce. Poi è un riccio, non è il classico orsacchiotto, c'era anche l'orsacchiotto ma non mi piaceva, e quindi ho preso il riccio che è un po' diverso, più originale, e niente, questo qua lo tengo lì di là in salotto sul mobile insieme alle candele, nell'attesa che sia San Valentino. Detto questo, il video è finito, ovvero i prodotti che ho preso a Lidl sono questi. Poi ho comprato anche da mangiare, quindi sì, ho speso un'ottantina di euro, 87,02 euro se non sbaglio. Concludo il video, ti saluto, ti aspetto al prossimo, ciao!